Radio Radicale, siamo con Giovanni Vianello del Movimento 5 Stelle per parlare di AFO2, dell'alto forno dell'Ilva di Taranto, mentre prosegue l'impegno del governo per salvare questa importante azienda siderurgica che è, diciamo, il vanto del nostro paese. Oggi abbiamo avuto questa notizia del pronunciamento sull'alto forno 2 che resta aperto. Allora, come ha preso di questa notizia? Lei che opinione si era fatto? Sperava che venisse spento definitivamente? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che in realtà il siderurgico non è il vanto della nostra nazione, bensì è un grosso problema creato e crea grossissimi problemi alla nostra nazione, al territorio e ai lavoratori. Partendo da questo presupposto, oggi abbiamo ricevuto appunto appena qualche minuto fa la notizia del giudice che ha accolto il ricorso dei commissari, questi nuovi commissari che stanno lavorando nel mandato che gli è stato conferito evidentemente molto bene. E per cui non va allo spegnimento l'AFO2. Questo cosa succede? Beh, innanzitutto sulla trattativa che si sta facendo ora con Mittal, succede che Mittal non ha più alcun pretesto per poter rivendicare propri diritti nei confronti del siderurgico perché può continuare a realizzare quello che è sulle carte il piano ambientale. Al netto di questa situazione, comunque sia, i problemi dell'Ilva a Taranto, ai lavoratori, ai cittadini, continuano a esistere. Continuano a esistere, innanzitutto segnalo che la mancata integrazione salariale, che non è stata ancora finanziata, è mancato infatti nel decreto milleproroghe un emendamento per finanziare anche per il 2020 l'integrazione del 10%, ha causato delle problematiche sul territorio. Ci sono adesso dei lavoratori in presidio davanti alla raffineria Eni di Taranto. Per questo bisogna subito intervenire per ripristinare questa integrazione salariale a questi lavoratori. Sono, ricordiamo, 1.800 i lavoratori in amministrazione straordinaria, di cui 1.500 a Taranto e 300 a Genova. E questo sarà un provvedimento che bisognerà fare immediatamente. Io comunque, nel caso in cui il governo non provvederà, presenterò un emendamento in merito. Per quanto riguarda invece la questione dell'AFO2, ora la trattativa va avanti. Dal nostro punto di vista, lo abbiamo già espresso ripetutamente, noi riteniamo opportuno seguire quello che è stato fatto a Genova nel 99, di farlo anche a Taranto, quindi di andare verso una progressiva chiusura delle fonti inquinanti, che passa ovviamente dalla chiusura dell'aria a caldo, la parte inquinante, mantenendo attiva però l'aria a freddo, quindi mantenendo anche i livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori. Contestualmente procedere alla riconversione economica di Taranto. Stiamo quindi tutti in attesa del vedere il cantiere Taranto che verrà emanato, penso, a breve, ma chiediamo lo stesso che da parlamentare, chiediamo che la discussione sul cantiere Taranto e anche sul siderurgico venga allargata al resto della città, ai cittadini, agli enti locali, perché è giusto che procedere in una maniera condivisa e coordinata per il bene del territorio. Ha capito che cosa farà il governo di qui alla fine del mese? Beh, come sappiamo c'è una trattativa in corso, quindi non è solo una volontà governativa, ma dipenderà anche dal privato, da Mittal, che non certo si è dimostrata affidabile, a mio punto di vista non si è dimostrata affidabile. I lavoratori denunciano delle mancate carenze, delle carenze nelle manutenzioni, in diverse problematiche. Penso che in alcuni settori mancano anche le tute, non sono arrivate ai lavoratori, per cui c'è grande instabilità. Mittal, che doveva in teoria, da chi ha chiuso il contratto nel 2017, da Calenda in poi, doveva stabilire, ristabilire tranquillità sul territorio, in realtà non ha fatto nient'altro che diciamo, inasprire ancora di più il conflitto sociale. E invece occorre immediatamente incominciare a pianificare per uscire da questa condizione di ricatto occupazionale, per ridare alla città, al territorio, alla Puglia, una nuova veste sotto una riconversione economica che sia ovviamente pianificata in 10-15 anni. Lei ha idea se lo Stato si prepara ad entrare nella società?
Ma abbiamo visto diversi movimenti per quanto riguarda delle partecipate statali, il che non è un male, anche perché per fare quello che noi riteniamo è importante che il pubblico gestisca, metta mano sicuramente alla situazione su qualcosa che non può fare soltanto il pubblico, è evidente. Tuttavia è importante che ogni azienda di Stato adesso investa anche a Taranto per far sì che tutto quello che non è stato dato ai tarantini negli ultimi 60 anni venga invece, si incominci a creare delle diversificazioni dal punto di vista occupazionale. Io voglio ricordare che a Taranto, tra l'altro, ci sono diverse realtà molto importanti. Abbiamo l'Exalenia, la Leonardo, che costruisce parti del Boeing, dei parti di aereo per il Boeing, in cui ci sono centinaia di lavoratori. Abbiamo il porto della rete TENT Core, che è adesso al nuovo concessionario, quindi anche questo per una diversificazione economica è molto importante. Aspettiamo l'avvio delle ZES, delle zone economiche speciali, che vedono proprio in Taranto la sede centrale della ZES Ionica. Insomma, ci sono tante prospettive che però devono essere accompagnate, sostenute e incrementate. Faccio caso ad esempio alle proposte sull'universitario, sulla questione anche della sanità, perché non è possibile che una città come Taranto venga dimenticata dal punto di vista sanitario, con i problemi per esempio che stanno affrontando al reparto oncologico pediatrico, reparto oncologico che è stato aperto relativamente da poco, ma che ha molti problemi, e lo Stato deve intervenire insieme alla Regione e agli enti locali a supportare, perché non è possibile che in una città così martoriata i cittadini di Taranto debbano anche subire il travaglio di una sanità che non funziona. Bene, io la ringrazio come sempre, ringrazio Giovanni Vianello del Movimento 5 Stelle. Grazie.